Come proteggere dagli hacker i circa 50 miliardi di dispositivi elettronici che, secondo diverse stime, saranno tutti collegati a Internet entro il 2020? Questi ricercatori pensano che la risposta si nasconda tra questi circuiti. Obiettivo dei ricercatori della Intrinsic ID è proteggere la privacy e tutti i nostri dati dagli hacker. Ma come? Con un chip che in ogni dispositivo elettronico è collegato ad un unico identificatore biometrico. Quello su cui stiamo lavorando è un dispositivo tecnologico basato su impronte digitali simili a quelle umane. Per questo siamo in grado di identificare in modo univoco ogni singolo dispositivo. Una tecnologia utile perché i dispositivi di uso quotidiano sono sempre più collegati a Internet. Ben presto ci saranno fino a 50 miliardi di dispositivi che saranno collegati alla rete. Questi identificatori biometrici sono stati progettati in modo tale da non poter essere duplicati o clonati. Prove tecniche come l'esposizione a temperature elevate e all'umidità stanno testando anche la loro affidabilità e la loro resistenza. Questi test sono molto importanti perché abbiamo bisogno di capire se il nostro dispositivo funziona anche sui prodotti dei consumatori. Sia nel caso si utilizzi in posti con temperature sotto lo zero o nel deserto, la nostra tecnologia delle impronte digitali dovrebbe sempre funzionare ed essere affidabile. Queste ricerche hanno ricevuto qui a Bratislava un importante riconoscimento. L'azienda Intrinsic ID ha appena vinto il premio Innovation Radar 2016, istituito dalla Commissione europea, un'iniziativa volta ad individuare le innovazioni ad alto potenziale. In pratica la giuria ha riconosciuto il lavoro svolto dalla società nel combinare la ricerca con le esigenze del mercato. Di solito si fa una distinzione tra una semplice invenzione ed un'innovazione. È fondamentale quando un'innovazione consente di farci risparmiare soldi. Quando poi diventa una sorta di business per il mercato e ha l'approvazione, i clienti e le aziende sono disposti a comprare il prodotto. Una buona idea rende molto all'economia, facendola diventare più efficiente. L'iniziativa Innovation Radar è anche un modo per aiutare i ricercatori a guardare alle esigenze del mercato e del business. Dobbiamo sostenere coloro che hanno sviluppato una grande idea innovativa per portarla sul mercato. L'idea è quella di mostrare che non solo siamo in grado di inventare e innovare, ma che si può anche ottenere un prodotto innovativo che poi può essere lanciato e venduto. È proprio qui nei Paesi Bassi che i nostri innovatori studiano e sperimentano per poi passare dalle idee ai fatti. C'è una grande opportunità per questa tecnologia in molti settori. Sicurezza industriale, automobilistica, medica, ma anche per i pagamenti online. Il valore di questo mercato è di circa 20.000 miliardi di dollari. La parte relativa alla sicurezza vale invece circa 20 miliardi di dollari. Secondo la Intrinsic ID, la loro tecnologia anti-hacker è già stata testata da clienti privati e pubblici, con risultati soddisfacenti.